L'hanno salvata dalla furia di un ex marito violento ed ubriaco che da tempo la aggrediva. È successo a Tortona. La donna viveva in uno stato di grave prostrazione, chiusa in casa con sua figlia minorenne, perché l'ex marito, con precedenti per violenza, la minacciava continuamente. Solo pochi giorni prima, furioso ed ubriaco, l'aveva picchiata con calci e pugni, provocandole un trauma cranico, e guai se l'avesse denunciato. 48 ore dopo era tornato alla carica, cercando di forzare la porta di casa con una grossa tronchese. A quel punto la donna ha chiamato il 112 e i militari della compagnia di Tortona sono intervenuti, lo hanno bloccato ed arrestato. Fondamentale è stato in questo caso, come in molti altri, l'intervento dei carabinieri, che ormai da tempo fanno parte di una rete di solidarietà insieme ad associazioni come Medea e Daphne, in grado di aiutare le donne ed i figli vittime di violenza all'interno della famiglia. A Tortona poi c'è in caserma anche un luogo che hanno chiamato, rifacendosi al libro di Virginia Woolf, una stanza tutta per noi. Lì si può ottenere un luogo sicuro per sé e i propri figli nel passaggio verso una nuova vita. La possibilità, laddove hanno trovato il coraggio e hanno metabolizzato la violenza che da tempo in qualche modo ricevono, di presentarsi presso una qualsiasi caserma dell'Arma dei Carabinieri o delle altre forze di polizia e denunciare. Laddove ancora questo coraggio e questa metabolizzazione non è avvenuta, la possibilità, in luogo della denuncia, di procedere ad una richiesta di ammonimento al questore della provincia dove sono residenti, e con questa richiesta di ammonimento si attiverà un procedimento amministrativo che ci permetterà di avvisare successivamente l'autore di questi fatti reato affinché cambi condotta. È uno strumento importante perché in realtà laddove il soggetto sia stato ammonito e quindi preavvisato a cambiare condotta, dovesse ricommettere un altro fatto, a quel punto saremmo nelle condizioni di poter procedere d'ufficio nei confronti dell'autore senza la necessità di una querela. Non solo questo, ma anche altri strumenti che la legge recentemente ha introdotto, come l'arresto in differita. Cioè, laddove le forze di polizia intervengono per un fatto reato correlato al codice rosso, la possibilità, anche laddove la flagranza del reato sia ormai trascorsa e il soggetto non sia più presente, la possibilità di arrestarlo in differita attraverso una serie di elementi che possono essere acquisiti sul posto.